Eccomi. E vi potevo lasciare così? Ma no. Qualche cosa di sostanzioso oltre i dolcetti. Dovevamo farla. Un pochino di pesce, per esempio. Mi piace molto cucinare il pesce. Bene, abbiamo tentacoli di polpo già bolliti, lessati. Eccoli qua. Un carciofo, olio, aglio, prezzemolo, mentuccia, sale e pecorino grattugiato. Quindi adesso andiamo a preparare tutto quanto. Prima cosa, puliamo il carciofo, in modo molto semplice. Abbiamo bisogno di un limone per pulirlo, per non far diventare nere le mani. Lo sfogliamo in questo modo fino a che non arriviamo alla parte tenera del carciofo. Togliamo abbastanza foglie. Ciao Salvatore! In questo modo qua. Togliamo un po' di foglie. Abbiamo messo su dell'acqua, sta bollendo. Adesso vi farò vedere a cosa serve. Eccoci qua, siamo arrivati alla parte tenera del carciofo. Perfetto. Abbiamo bisogno di un limone. Dopodiché non buttiamo via tutto il gambo perché ci occorrerà. Vi farò vedere cosa ci faremo con il gambo del carciofo, che tra l'altro è la parte più buona del carciofo, almeno come la vedo io. Quindi, togliamo la parte esterna. Mi vedete? Bene. Ecco qua, abbiamo tolto la parte esterna più dura. Ecco qui, vedete, abbiamo pulito il gambo in questo modo. Questa parte, le punte del carciofo che sono più dure. Ecco fatto. Chiaramente questi ancora non abbiamo i carciofi romaneschi, quindi avranno del pelo all'interno. Ora tagliamo qua il nostro gambo, ci passiamo un pochino di limone e lo andiamo a far cuocere. Prendiamo un pochino, così ci sbrighiamo e lo facciamo cuocere in acqua, dove abbiamo messo un pochino di sale, poco poco di sale. Accendiamo la nostra padella qua, mettiamo dell'olio extravergine d'oliva. Spicchio d'aglio. E se vogliamo, se ci piace, anche un pochino di peperoncino. Chiaramente sto preparando una porzione, non esageriamo, siamo proprio un cin cinin. Ok, adesso apriamo il nostro carciofo a metà. Vedete, all'interno c'è questa peluria, l'andremo a togliere. In modo, prendiamo la punta del coltello e la togliamo. Poi ci passiamo un po' di limone, come abbiamo fatto prima. Con il nostro coltellino andremo a fare delle fettine sottili con il nostro carciofo. Il gambo sta cuocendo. Rosolando,
adesso andremo a mettere il nostro carciofo. Abbiamo tagliato, vedete, sottile sottile, così facciamo presto, lo facciamo girare per un pochino. Mettiamo un pochino di lentuccia, io la vado a raccogliere, quando è periodo mi piace tanto la lentuccia, la raccolgo, ecco, mettiamo un pochino di lentuccia e appena appena un pochino di sale, senza esagerare con il sale, perché andremo a mettere delle cose molto sapide, quindi un pizzichetto di sale. Profuma, ecco, possiamo coprire con un coperchio, così facciamo in fretta la nostra lentuccia. Bene, il nostro lardo sta cuocendo, qui prepariamo per il nostro polpo, quindi un pochino d'olio senza esagerare, uno spicchiettino d'aglio, un filettino di acciuga, qua ce lo mettiamo, vedrà un buon sapore. Faremo un pochino più di soffrittino perché ci servirà per aggiungere alla crema che andremo a fare con il gambo. Ok, quindi mettiamo un pochino più di olio, abbiamo messo la nostra acciughina, ecco qua, sufficiente. Se vogliamo mettiamo un pochino di peperoncino, poco poco, poco poco, mica tanto, non è caduto tanto tanto, è troppo, vogliamo un po' di peperoncino. Ok, quindi facciamo soffriggere, qui siamo pronti, prendiamo una cucchiarella, ecco qua, mettere un pochino di acqua per far cuocere i nostri carciofi, arriviamo da qua, praticamente, così i nostri carciofi possono cuocere, per il pochino, andiamo a coprire, continuiamo la cottura, qui il cucchiaio è pronto, abbassiamo la fiamma. Prendiamo una ciotolina e ci mettiamo al nostro gambo. Il nostro gambo con un pochino di acqua di cottura. E ci mettiamo un pochino del nostro soffrittino. Ciao Vidal! Questo lo andremo a frullare e qui mettiamo il nostro meraviglioso polpo. Ve lo facciamo rotolare. Lo facciamo rotolare qui. Prepariamo la crema con il nostro gambo di carciofo. Qualcosa di più piccolo, non lo prendere, vediamo un po', un bicchiere è meglio, è troppo largo, mettiamo così riusciamo a frullare, no, neanche qua, oh oh oh,
Mannaggia, proviamo questa. Sicuramente qui andiamo meglio. Cambiamo frullatore, vediamo se questo ci aiuta di più. Questo non lo vuol sapere. Infatti con questo andiamo meglio. Sembra di sì. Ciao Angelo. Ecco qua, stavo proprio gli accopi. È pronto anche il nostro polpo. Gli accopi anche. Oh, belli belli rosolati. Ora aggiungiamo un po' di pecorino nella nostra crema. E continuiamo a frullare un pochino. Ho litigato con il frullatore stasera. Oh, questo funziona. Era il mio frullatore che non funzionava. Succede. Oh, questo è vecchio ma funziona meglio. Visto? Ok, adesso togliamo l'aglio così non rischiamo e mettiamo la nostra cremina e andiamo a frullare il nostro bel polpo. Lo facciamo bello cremoso. Ecco. Ci siamo, eh? È pronto. Facciamo tirare un pochino. Ciao Cesare, ciao Domenico.
sera abbiamo fatto dei tentacoli di polpo con i carciofi. Con il gambo abbiamo fatto una cremina, alla fine ci siamo riusciti, il mio frullatore non lo voleva sapere. Ho preso quello vecchio funziona meglio. E vabbè, capita. Ecco qui, un profumo viene che non vi dico. Andiamo a prendere il piatto. Prendiamo i nostri carciofi che abbiamo fatto i sottili sottili, li abbiamo rotolati, così abbiamo fatto presto presto, ci sistemiamo il nostro piatto. Abbiamo messo la mentuccia. Ciao Michelle, grazie, buon Natale anche a te. Ecco qua. Bellissimo. Abbiamo sistemato i nostri bei carciofi. Abbiamo fatto i pezzettini filippini. Il nostro polpo anche pronto. Abbiamo fatto insaporire per bene. Ok, ci siamo. Ciao Domenico, grazie. Oh, adesso andiamo a sistemare i nostri tentacoli di polpo che abbiamo fatti con i carciofi, il pecorino. Eccolo. Mettiamo un pochino di prezzemolo. Non vi dico quanto profumano, tantissimo. Poi faremo anche altri piatti con gli spaghetti di zucchine e di pesce, ve lo prometto. Eccolo qua. Ecco la mia cena, è pronta. Quindi carciofi e tentacoli di polpo. Bene, per questa sera vi lascio in pace a cenare tranquilli. Adesso ceno anch'io. Ci siamo fatti un bel po' di compagnia, mi avevano bloccato l'account, l'ho sbloccato e ci siamo dati da fare. Bene, vi prometto che il 23, se mi riesce, ci farò di tutto, faremo la video ricetta dei tonnarelli fatti a mano ovviamente, li faremo in diretta, allo scoglio. Quindi è un piatto della nostra tradizione, scoglio, pescatore. Vediamo quello che riesco a trovare di pesce, come riusciamo, quello che riusciamo a fare, e faremo un bel piattino che potete farlo per la vigilia o anche per Capodanno e quando vi pare, perché i tonnarelli allo scoglio alla pescatura sono qualcosa di favoloso. Beh, vi do un bacio, un abbraccio, una buona serata a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!